X che vince non si cambia, ma si evolve, si amplia. E qui con la nuova X2 BMW ha giocato davvero tutti i jolly per creare un modello che attragga anche una clientela più giovane, dinamica, come del resto le X coi numeri pari ci hanno già abituato da anni. Se appunto X6 prima e X4 poi ci hanno fatto capire al volo cosa significa design di rottura, almeno secondo BMW, con la X2 le regole del gioco stilistico sembrano più convenzionali, ma in realtà la disciplina è altrettanto specialistica. Mi riferisco al tutto in uno, anzi in un X2. Compatto ma non troppo, spazioso, non come l'X1 ma quasi, ma con uno spiccato carattere nello stile e nella guida, bello sotto l'ufficio in centro, così come allo chalet in montagna o tra le curve prima di arrivare allo chalet. Ideale insomma per un pubblico mediamente più giovane che ormai non guarda più tanto alle touring. Quindi ora mi capite se vi dico che non è possibile porre l'X2 a metà strada tra X1 e X3, ma è meglio collocarla in una realtà parallela un po' alla Ritorno al Futuro 2, tanto per essere nerd. Sono tutti bravi a parlare di prestazioni, potenza, eccetera, servendosi prevalentemente di loghi o allestimenti magari aggressivi, però di fatto la gamma motori qui con la X2 è abbastanza ampia, ma soprattutto molto vigorosa. Farsi abbagliare dall'equipaggiamento è molto semplice, istantaneo se si tratta di quelli più estremi come M Sport ed M Sport X, quest'ultimo in odor di Dakar e in prima assoluta su di una BMW. Ma come vi dicevo, la potenza non fa la timida, qui, almeno con l'X-Drive 2000 diesel da me provato con 190 cavalli a 4000 giri, è capace di spingere la X2 a 221 km/h di velocità massima e farle coprire lo 0-100 in 7,7 secondi. Prestazioni che diventano ottime se poi parametrate ai consumi, che durante la mia prova, senza troppi complimenti, sono stati intorno ai 6,5 litri su 100 km indicati. Niente male considerando il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e la trazione integrale X-Drive, oltre a parecchio traffico preso nell'ora di punta di Lisbona. Difficile però resistere al 2000, la coppia di 400 Nm tra i 1750 e i 2500 giri ti tira fuori da qualsiasi sorpasso, un range ristretto sulla carta che però in pratica è molto più lungo e fuori città ve ne accorgerete, anche se di fatto non si vive di sole curve. Visto il segmento e la tipologia di auto, sono certo che questa X2 vedrà la città molto spesso e a Lisbona, che è piena di buche di rotaie esattamente quanto Milano, mi sarebbe piaciuto testarla però con un assetto meno estremo. Ma vi dico che alla fine, nonostante tutto, meglio così perché si è comportata davvero bene. Con l'M Sport X al top di gamma si possono avere i cerchi da 20 pollici con spalla da 40 che non sembrerebbero troppo inclini all'utilizzo cittadino, difatti 19 bastano e avanzano, ma le sconnessioni di Lisbona hanno dimostrato che in BMW sanno bene che chi bello vuole apparire in città si deve mostrare, tanto da creare delle sospensioni con uno smorzamento solido ma mai brusco, il che rende anche l'assetto M Sport, ribassato di un centimetro, abbastanza godibile pure su San Pietrini e binari del tram, dove ripeto però la spalla più alta è meglio. Consigliabile è pure la mappa Comfort, se non la Eco Pro del Driving Experience Control, lasciando la Sport con tutti i suoi interventi più diretti ai percorsi più disinvolti, magari su strade di montagna dove in effetti, complice pure lo sterzo elettrico ben calibrato, qualche soddisfazione ce la si può togliere. E almeno sull'X-Drive da me provata, la sensazione che sia l'anteriore a tirare e non il posteriore a spingere non è in pratica avvertibile, piuttosto si tratta di un pensiero che gradualmente svanisce o svanirà. Ovvio che se partite da un allestimento al top della gamma, come nel mio caso oggi, beh, vi piace un po' vincere facile in quanto ad aggressività di stile e di design, ma su tutte le X2 ci sono dei nuovi dettagli che non venivano introdotti su di una BMW da lungo tempo. L'effetto nostalgia di qui sopra è riferito ai loghi BMW posti sui due montanti posteriori, esattamente come è accaduto in passato per la BMW 2000 CS e la 3000 CSL, ragione per cui almeno personalmente non capisco perché questo dettaglio sia tornato proprio su di una X. Detto ciò, tutto il resto dal vivo mi piace e come. Il frontale richiama nitidamente l'X1, ma le somiglianze finiscono qui, grazie a un girovita più abbondante, marcate nervature laterali e un profilo slanciato quasi stile coupé, visto che, sempre parlando di X1, la X2 è più bassa di 7 cm. In lunghezza invece si sfiorano i 4,36 m, una dimensione che le permette di offrire all'interno spazio abbondante per i suoi occupanti e ben 470 litri di capacità nel bagagliaio.
Di certo non vi sto raccontando nulla di nuovo, ma basta guardare gli spot pubblicitari o la comunicazione dell'automobile degli ultimi anni per capire che è la connettività che intriga ed attrae sempre nuovi clienti, magari quelli più smartphone dipendenti, e ovviamente a Monaco, lo sanno bene, non se ne sono affatto dimenticati. Vita frenetica, sport estremi, necessità di connessione sempre e ovunque. Questo è il disegno di una generazione che con l'auto e grazie all'auto deve poter comunicare. Ecco perché la piattaforma BMW Connected Drive, già vista su altri modelli di ultima generazione di Monaco, tramite la rete Wi-Fi in LTE riesce a soddisfare le più esigenti richieste, tanto che i tecnici BMW mi hanno assicurato che utilizzando le specifiche app e il controller o i comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto non li userete più, nonostante siano disponibili. Di certo lo schermo da 8,8 pollici della mia prova ha un bel impatto visivo ed è facile da utilizzare, ma non dovete abusarne in marcia, anche se qui ci sono tutti i sistemi di supporto alla guida, come l'avviso di superamento della corsia, l'allarme di collisione con frenata automatica anche se si tratta di pedoni, senza dimenticarsi tra gli altri di cruise control adattivo con funzione stop and go e traffic jam assist. Si tratta forse del segmento di mercato più combattuto e combattivo di tutti, dove un errore si paga veramente caro e allo stesso tempo un modello di successo può generare numeri davvero impressionanti. Eh sì, si tratta di una vera e propria invasione, come del resto alcuni concorrenti già fanno o stanno per fare. E mi riferisco ad Audi Q2, ma anche Q3, Range Rover Evoque o le nuovissime Jaguar E-Pace e Volvo XC40. E parlando di parenti stretti, anche della Mini Countryman. Del resto i prezzi per la nuova BMW X2 abbracciano il listino di tutte queste avversarie. La gamma della debuttante bavarese parte da 33.500 euro della S-Drive a trazione anteriore 18i a benzina 3 cilindri con 140 cavalli e con un solo terminale di scarico. Mentre la 18D da 150 cavalli costa 36.000 euro, 42.750 se volete la M Sport o la M Sport X. La trazione integrale costa 2.000 euro in più, mentre al top di gamma c'è la X2 X-Drive 25D da 231 cavalli che viene offerta a 53.500 euro. In SUV o i crossover, o se preferite coniare insieme a me un altro termine, un altro segmento, i SUV, Sport Utility Crossover, sono in continua evoluzione, quindi ci dobbiamo abituare che con le forme simili ci possono essere varie interpretazioni, come è stato per X1, X3 e adesso per la nuova X2, dedicata a una clientela chiaramente che vuole una forte personalità. Il suo successo? Beh, lo deciderà il mercato, ma voi sin da ora potete scriverci cosa ne pensate nei commenti. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.